Ci facciamo sempre tante domande, spunti di riflessione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la mia domanda quotidiana è: perché restare a Londra? Io resto a Londra per la dinamicità, per la multiculturalità, per il fatto che davvero può succedere qualsiasi cosa in un qualsiasi momento. Per esempio, sono stato protagonista di un videoclip di una rock band americana. E quando mi poteva succedere a Napoli una cosa del genere? Stavo camminando per strada e mi ha fermato un regista e mi ha fatto fare il provino, e dopodiché sono stato preso. Cioè, cose assurde. Resterei a Londra per tutte le persone che ho conosciuto, sia nel bene che nel male. Resterei a Londra per imparare qualsiasi lingua del mondo. Resterei a Londra per fare carriera, per aprire un nuovo business, per avere internet super veloce. Resterei a Londra per conoscere tantissime persone dinamiche come me. Resterei a Londra per dire poi ai miei connazionali: guardate cazzoni, che qui le cose funzionano e funzionano con noi che siamo italiani. Resterei a Londra per fare dei video sulla vita lì e dimostrare a tutti quanti che stesso noi italiani, vivendo in un posto diverso, non siamo più poi così italiani nell'accezione negativa. Resterei a Londra per mangiare la pizza di Domino's. Quanto mi piace. Resterei a Londra per darmi una possibilità sempre in più. Resterei a Londra per fare un fottio di soldi, perché è vero, ci sono quelli che nascono, crescono e muoiono dentro un fast food, ma ci sono anche persone che si inventano lavori, avviano start-up, fanno carriera, diventano manager e crescono, crescono, crescono e si fanno tanti di quei soldi che nemmeno li immaginate. Resterei a Londra e metterei su famiglia in Inghilterra per far nascere i miei figli già bilingue. Pare una stronzata, ma è una cosa così importante che nemmeno lo immaginate. Resterei a Londra perché lo Stato mi tutela molto di più che in Italia. Resterei a Londra per sentire le storie più disparate delle persone provenienti da ogni parte del globo e diventare un po' più ricco giorno dopo giorno. Resterei a Londra per sentirmi un po' londinese, ma soprattutto figlio del mondo. E resterei a Londra con la consapevolezza di essere un italiano emigrato, portando in alto il nome dell'Italia.